La Meloni vuole rimettere il finanziamento pubblico ai partiti, la Meloni vuole togliere i soldi al reddito di cittadinanza per darle ai partiti perché le sanguisughe della politica si vogliono mangiare i vostri soldi, citando una proposta di legge che giace in Parlamento da penso 8 anni, che nessuno ha mai chiesto di discutere. L'avete sentita? Giorgia Meloni ha mentito. La Meloni è un po' come Zingaretti, Fratelli d'Italia è un po' come il PD, sono sulla stessa lunghezza d'onda, in quanto privilegi se la intendono benissimo. La Meloni ha mentito. Ecco qui la proposta di legge del 21 marzo 2018 che vuole reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti, con la firma di vari deputati di Fratelli d'Italia, e la vedete qui la firma anche della Meloni, che ha addirittura anticipato Zanda. Zingaretti e la Meloni, anche dall'opposizione, provano in tutti i modi a mettere le mani in tasca agli italiani per gonfiare i conti in banca dei partiti. Andiamo avanti. Io trovo scandaloso che noi dobbiamo dare con lo Stato italiano, grazie ai 5 Stelle, la paghetta a chi è stato condannato per omicidio, pedofilia, stalking. Falso anche questo. Abbiamo previsto la sospensione dell'erogazione del reddito per i richiedenti a cui è applicata una misura cautelare, per i condannati anche con sentenza non definitiva se si tratta di reati di tipo mafioso o terroristico o di truffa aggravata. Per i condannati non sarà in alcun modo possibile accedere al beneficio. L'abbiamo smentita anche in questo caso. Abbiamo, grazie ai 5 Stelle, l'unico ministro delle infrastrutture pagato per bloccare tutte le infrastrutture. Altre balle. Con lo sblocca cantieri potranno ripartire oltre 2000 opere tenute ferme dai precedenti governi. Ripartiranno i cantieri, creeremo nuovi posti di lavoro in tutta Italia. Smentiamo una volta per tutte questa balla messa in giro dalle opposizioni e dai soliti media. Ci dicono che noi blocchiamo le opere pubbliche, ma quando gli fai una semplice domanda, mi dite una sola opera che abbiamo bloccato, nessuno sa rispondere. La Meloni si sta rivelando per quello che è. Ha regalato insieme al Partito Democratico 3 milioni di euro di soldi sudati dagli italiani a Radio Radicale e si è opposta, come il Partito Democratico, al superamento della legge Fornero, che votarono però insieme all'epoca di Monti. Zingaretti e la Meloni, anche all'opposizione, provano in tutti i modi a mettervi le mani in tasca per gonfiare i loro conti in banca e i conti in banca di tutti i partiti. Se ne facciano una ragione. Con il Movimento 5 Stelle al governo continueremo a tagliare i privilegi della casta che loro rappresentano. Politicamente e non solo, i 5 Stelle sono finiti. Non è una questione di che speri o non speri, sono finiti. Ora basta. Sono qui a denunciare quello che sta accadendo in TV nelle ultime settimane, quasi a rete unificate. Sparano menzogne 24 ore su 24 contro di noi e vi spiego il perché. Revoca delle concessioni ai Benetton, riforma della giustizia, fine della mangiatoia per le solite lobby del sistema, la speranza di un ritorno al bipolarismo destra-sinistra. È in atto una guerra mediatica per far fuori il Movimento 5 Stelle. Guardate. Stanno vivendo una crisi senza fine, anche perché sembrano in una fase di declino che non è arrestabile. Siamo ostaggio di un piccolo partito di disperati. L'infezione è passata, prima era confinata contro la casta, contro alcuni gruppi imprenditoriali, contro alcuni giornalisti. Adesso questo virus è uscito da queste stanze e sta invadendo il paese. Non è che io auspichi la tenuta dei 5 Stelle, perché secondo me sono dannosissimi per il paese. Il problema del Movimento 5 Stelle è di non avere una cultura politica. Hanno dimostrato, sotto vari punti di vista, che il grillismo è compatibile con la realtà e con il governo solo quando smentisce se stesso. Sotto sequestro dei grillini, siamo tutti ostaggio dei grillini. Politicamente e non solo, i 5 Stelle sono finiti. Non è una questione di che speri o non speri, sono finiti. I 5 Stelle hanno cominciato a finire quando sono andati la prima volta al governo. È paradossale non riconoscere questo declino progressivo e inesorabile del Movimento 5 Stelle e andare a dire che ancora si sta sostenendo quando secondo me scomparirà. Un ragazzino di 30 anni che fino a 4 anni prima vendeva bibite a San Paolo. Dobbiamo reagire. Gli avversari sono lì fuori. Dobbiamo unirci, dobbiamo essere compatti intorno a Luigi Di Maio e al Movimento. È un appello che faccio ai miei colleghi parlamentari, agli attivisti, alle persone che ci hanno dato fiducia. Stanno cercando in tutti i modi di prendervi in giro. Provano ad ingannarvi, ma la realtà è solo una. Ci vogliono fermare. Condividete questo video. Fate vedere a tutti cosa sta accadendo. Noi non molliamo, non ci arrendiamo, andiamo avanti.